Festa nella festa ai mercatini di Natale di Cassione della Presolana, località alla quale è stata conferita la bandiera arancione del Touring Club italiano. La consegna del marchio di qualità turistica ambientale è avvenuta nel pomeriggio di sabato, nell'area dove è in pieno svolgimento la 20ª edizione dei tradizionali mercatini. A fare gli onori di casa la vice sindaco assessore al turismo Maria Luisa Tomasoni, presente il console del Touring Club italiano di Bergamo Stefano Ferrari, la consigliera Evelyn Sozzi, anima dell'iniziativa, e Piero Beretta, instancabile presidente di Visit Presolana. È stata la regione Liguria praticamente che con tutte le bandiere blu sature del turismo ha chiesto che ci fosse una rivalutazione dei territori interni, dell'entroterra, e allora dalla bandiera blu si è passati alla bandiera arancione. Questo nel 1998, per cui oggi abbiamo 275 bandiere arancioni in Italia. Però sono più di 3.000 i comuni che hanno richiesto la bandiera, quindi significa che per arrivare alla bandiera arancione c'è un percorso abbastanza complesso, tanto è vero che solo l'8% dei comuni facenti richiesta alla fine lo ottiene. C'è un gruppo di lavoro a Milano, nella sede del Touring, che mappa queste richieste e praticamente le analizza secondo diverse voci, diversi parametri, e sono circa 250 voci nel modello di analisi concorrono al raggiungimento di. Naturalmente Castione ha raggiunto il livello di valutazione ottimale. Con la consegna di sabato Castione va a unirsi a Clusone, Gromo, Sarnico e almeno San Bartolomeo, che vantano questo riconoscimento in provincia di Bergamo. Oggi è una bellissima soddisfazione, insieme all'amministrazione comunale di Castione della Presolana abbiamo con molto orgoglio issato la bandiera arancione del Touring Club italiano in questa cerimonia che si svolge durante il Ponte dell'Immacolata all'interno della 20ª edizione dei mercatini. È un'iniziativa che è nata insieme al sindaco Migliorati, al vice sindaco assessore alle politiche turistiche, a tutta la giunta e al consiglio comunale di Castione da Presolana. Non è stato particolarmente faticoso, ma il reperimento dei dati, che sono veramente molti, ha comportato qualche mese di lavoro, quindi in realtà c'è molta precisione, c'è abbastanza lavoro dietro questo grande riconoscimento.